siamo in un'altra mattinata abbastanza rincoglionita, come sempre. E come di routine vi devo far vedere il tutto. Accelerazione, cambio marcia, anticipazione, 79 su 100. Non male comunque. 684 km fatti solo ieri. Il report del viaggio, siamo a 3864 km. Un giorno, quasi due giorni in macchina. E più o meno il resto è rimasto lo stesso. Quindi ora resetterò tutto e partiamo per un altro viaggetto. Già il giorno dopo, mi spiace per non aver fatto vedere niente praticamente di tutto quello che abbiamo fatto, soltanto che dopo il Moncenisio, cioè Susa, Torino, l'autostrada di Torino, non aveva, cioè nel senso non c'era più nessun panorama bello da far vedere. E quindi ho deciso di non filmare. Però mi sono anche dimenticato di farvi vedere i parametri del viaggio, soprattutto perché ho fatto ancora qualche chilometro dopo essere arrivato a casa. Però prima ho fermato, cioè ho fatto uno screen, ho fatto una foto del Driving Gecko, e si era fermato a 5160 chilometri con 2 ore e 16 2 giorni e 16 ore di viaggio. Sempre gli stessi parametri, a parte che questo qui era 400 al posto che 416. E punteggio eco è 77 su 100, quindi siamo più che nella media. E ieri non mi sono nemmeno ricordato, 2 giorni fa non mi sono nemmeno ricordato di resettare il contachilometro. Infatti, come potete vedere, è 2073. Però il primo era tipo 680, il secondo era tipo 580 chilometri e l'ultimo che abbiamo fatto è tipo di nuovo 600. Quindi 2000 sono giusti, diciamo. E niente, io vi saluto, vi rimando a tutti i prossimi video che usciranno su Doppia Frizione. A un prossimo video.